le giovani mani, gentili, già tanto rose e consumate dalle fatiche domestiche, intenerivano a guardarlo. Non conosceva il fiume, né barche, remi, né mulini e ulà, la bella ragazzetta, ma soltanto la grama terra della Diamantina e l'alta canapa verde sui campi del Bondesano al sole d'estate, drizzate in bianchi fasci al sole settembrino dopo che il Tiglio imputridì nei maceri che impuzzolentiscono il paese quanto è largo, ma le gramole e i pettini da cardare. Cioè, lei non conosceva il fiume, ma le gramole e i pettini da cardare. Pensate a questo inciso che non finisce più. E forse, quando il crepuscolo indugiava sulle vette dei gran pioppi, ultimo resto dei viali che in antico si incrociavano alla Lazio, al palazzo, e il canto di una romanella s'alzava in qualche parte a far più vasta e lontana la solitudine della Diamantina, in quell'ora le accadeva di sognare un evento dolcemente pauroso, un presentimento vago della fantasia, un qualcosa o un qualcuno veniente tra quei filari d'alberi come guerin meschino dal mondo a cercare di lei, povera Cenerentola. Sotto gli alberi già si addensava la notte, ma le vette cercavano ancora la luce con tremolio delicato che pareva un'invocazione. Certo, lei sentiva vicine al cuore le cime degli alberi giovani di 100 anni, benché non sapesse dirlo, né si arrischiasse di invocare neppure in segreto il suo giorno. La spauriva il presentimento stesso e la solitudine, senza amiche né amici, perché fra lei e le ragazze e i ragazzi dei contadini non c'era lo stesso sangue. L'aveva spaventata la madre, anche rigorosa fanatica d'onore e odiatrice delle ragazze che fallivano, complice a farle beccare. Quelle là era la boscaglia, la macchia della selvatica Diamantina, erano nel calorose pingue bondesano i canapai nel folto dei quali i tagliatori ogni anno scoprivano certi brevi spiazzi dove la canapa, in tempo che era esile e tenera, appariva essere stata calcata, giaciture e covili segreti di innamorati, ed erano argomento in giro di scherzi e di novellacce salaci. Sua madre non si stancava di metterle innanzi l'infamia di qua e l'inferno di là, efferatamente. Vedesse la tale disonorata, la tal altra svergognata, e una in prigione, e un'altra al postribolo, rovina di tutte di se stesse, rovina molte della famiglia, causa di delitti, di vendette, talvolta assassine, finite sul patibolo, e tutte senza remissione, tutte all'inferno. Ecco, quindi pensate questa, per amare questo libro ci vuole avere proprio questa passione, diciamo così, abbandonarsi completamente a questo genere. Però comunque è un grandissimo libro, una tenuta straordinaria, una vicenda appassionante, una vicenda, come dire, un romanzo dell'Ottocento. Ecco. Spero di non offendere il povero Bacchelli dicendolo, ma insomma, per anni è stato considerato il suo capolavoro, poi è stato abbandonato, in qualche modo è uno dei tanti libri che non si leggono più.